Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi, carissimi, la sedicesima domenica del tempo ordinario. Offriamo questa Santa Messa in onore alla nostra mamma del Monte Carmelo, Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, che abbiamo festeggiato ieri, e vogliamo anche oggi rinnovare quest'onore per la Madonna, chiedere la sua intercessione, la sua protezione, la sua guida insieme a San Giuseppe, finché possiamo trovare Cristo nella nostra vita. Offriamo questa messa in particolar modo per un carissimo amico, Pasquale De Vincenti, che è passato a miglior vita qualche giorno fa. Carissimo amico che purtroppo ci ha lasciati essendo ancora molto giovane. Preghiamo per lui, conosciuto anche come Lino, chiamavamo, era come un maestro per noi di vita. Però preghiamo in particolar modo per lui, per la sua anima, per la sua famiglia e aggiungiamo anche le nostre intenzioni personali. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e a voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. Sii propizio a noi, tuoi fedeli, o Signore, e donaci i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e amore, restiamo sempre fedeli ai tuoi comandamenti, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Geremia. Dice il Signore: guai ai pastori che fanno perire e disbordano i gregi del mio pascolo. Oracolo del Signore. Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che dovevano pascere il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore. Le avete scacciate e non avete siete preoccupati. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli. Saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere e né scommettarsi. Non ne mancherà neppure una, oracolo del Signore. Ecco, verranno i giorni, oracolo del Signore, nel quale susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio, ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Noi sui giorni Giuda sarà salvato. Israele vivrà tranquillo e lo chiameranno con questo nome, Signore nostra giustizia. Parola di Dio. Manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfresca l'anima mia. Mi guida per giusto cammino, a motivo del suo nome, anche se vado per una valle oscura. Non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno di sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu preparerai una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà, fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, ora in Cristo Gesù, voi che in tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che le divideva, cioè l'amicizia per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge, fatte di prescrizione di chi discreti, per creare in se stesso due un solo uomo nuovo facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'amicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Venite in disparte voi soli, riposatevi un po', dice oggi Gesù agli apostoli. Vediamo come erano occupati, indaffarati per la missione, gli apostoli insieme a Gesù non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora Gesù li invita a riposarsi un po', come quando noi ogni tanto andiamo un po' in vacanza, diciamo così, per riposarsi, per riposarci, per ritrovare noi stessi. A volte siamo troppo impegnati e perdiamo di vista le cose più importanti. Allora ieri, come dicevamo, abbiamo celebrato, festeggiato la nostra mamma celeste del Monte Carmelo, del Monte Santo di Israele, della Terra Santa, dove sorse la prima comunità religiosa, prima ancora di Gesù. Ecco, ieri e oggi vogliamo rinnovare, vogliamo riconsacrarci alla mamma, alla Madonna, per ritrovare a Gesù, a Dio nella nostra vita. Dobbiamo salire il monte a volte anche duro, per trovare a Gesù. E la Madonna è la via più facile, è la via anche più intensa, ma la Madonna è lo strumento più potente che intercede insieme a San Giuseppe, intercede per noi e porta tutte le nostre necessità, le nostre intenzioni davanti all'altare di Dio e quindi di Gesù. Gesù dice oggi che ebbe compassione. Che significa questa parola compassione? Compatire, soffrire insieme. Si dispiacque, era dispiaciuto della gente, della folla, che erano come pecore senza pastore, erano quasi sperduti, avevano bisogno di un pastore. Allora, anche se aveva detto agli apostoli venite in disparte, tutti li inseguivano, li seguivano, cercavano di incontrarli, di ricevere quella parola di vita che serve per risorgere dalle tenebre del peccato, per toccare il mantello di Gesù ed essere salvati. Accorrevano allora da tutte le parti perché vedevano la santità di Gesù e poi anche degli apostoli. Allora Gesù ebbe compassione della folla e quindi scese dalla barca e si mise a insegnare. Come dicevamo, come abbiamo ascoltato nella seconda lettura, tramite la croce di Cristo abbiamo fatto pace tra i due popoli. Pensate che prima di Gesù solo il popolo ebraico poteva stare nel Tempio a pregare, a ringraziare a Dio, a stare con Dio nel Tempio fisicamente. Gli altri, i gentili, il resto del mondo non potevano neanche entrare nel Tempio prima di Gesù. Immaginate oggi che la Chiesa sia solo per alcuni, per un popolo. Prima di Gesù era così.
Ecco, con Gesù abbiamo anche il resto del mondo, i gentili, che entrano a far parte appunto di questa nuova ed eterna alleanza. Giudei prima e greci poi, insieme i due popoli che camminano e che sono in grado di santificarsi e di seguire Gesù. E colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti noi italiani che abbiamo vinto la Coppa Europea, no? Ecco, pure questa è una cosa bella, è una soddisfazione, insomma, è un gioco, però, ecco appunto, giocando pure si vince, bisogna essere sportivi, bisogna sapere giocare, bisogna anche sapere perdere, bisogna sapere vincere. Ecco, è un gioco, l'importante è che non diventi una idolatria, che noi il calice, la coppa di Dio, la alziamo qui tutti i giorni, è vero, sì o no? Quella è la coppa del mondo, la coppa d'Europa, noi insieme alziamo tutti i giorni la coppa di Dio, insieme, senza fare squadre, tutti insieme, dipende da noi. Se vogliamo seguire la squadra di Gesù o la squadra del mondo. Ecco, allora complimentiamoci anche, congratulazioni ai nostri compatrioti, compaesani che sono stati forti, sono stati bravi. Ecco, mente sana in corpore sano, anche lo sport è importante. Anche così si sta insieme, si è famiglia. Quando ero in seminario il vescovo diceva in convento, diceva siate famiglia. Dei due popoli Gesù ne ha fatto uno solo. Gesù non chiede mai di dove sei, da dove vieni. Non importa da dove veniamo, l'importante è dove andiamo. Perciò ci dice seguimi. Il passato Gesù lo cancella, Dio si dimentica, ha una memoria un po' così così. Quando andiamo a confessarci si dimentica dei nostri peccati. Ecco, importante il presente e il futuro, il Signore è il nostro pastore, non manchiamo di nulla. Di cosa abbiamo bisogno se il Signore è il nostro pastore? Se noi siamo pecore del pastore eterno che è Gesù. La parola Shimon, Shema, la radice di questo nome significa ascolto. Le pecore di Gesù ascoltano la sua voce e non si perderanno mai. Anche quando succedono cose terribili, come questo amico nostro, Lino, carissimo amico, che è passato a miglior vita. E cos'è il Signore, il nostro pastore, non ci preoccupiamo. Sappiamo che il nostro fratello Lino adesso è passato a miglior vita, ci aspetta in paradiso. Non si muore, ma si risorge. Gesù è risorto dopo 3 giorni. Chi lo sa dopo quanti giorni risorgeremo noi? Davanti a me Gesù prepara una mensa, davanti a noi Dio prepara una mensa. Ci sono anche i nemici, sotto gli occhi dei nemici, però cosparge di olio il nostro capo. Gesù ci dà anche la forza che abbiamo bisogno per vincere in Lui e con Lui. La forza di amare i nemici, non vogliamo la rovina dei nemici, ma vogliamo appunto la compassione, ci dispiace. Ho letto una frase di Padre Pio in questi giorni. Padre Pio diceva: non dobbiamo avere timore del demonio, ci dispiace, dobbiamo solo disprezzarlo perché è un poveraccio. Il demonio è un poveraccio, non dobbiamo avere timore o paura, è lui che ha paura di noi. Dobbiamo avere il timore di Dio che si trasforma in amore. Non dobbiamo temere nulla. Prima lettura abbiamo visto il profeta Geremia, ci dice guai a quei pastori che fanno disperdere il gregge, guai a quei pastori che non servono la Chiesa ma si servono della Chiesa, guai a quei pastori, dice Gesù, che lui è il pastore eterno. Noi possiamo essere descritti come i cagnolini che aiutano il pastore, come quei cani di guardia che controllano il gregge, ma senza il pastore, Gesù, il pastore eterno che è Gesù, il gregge si disperderebbe comunque. Ecco, noi vogliamo essere come quei cagnolini fedeli. Ricordate anche la donna dei cagnolini.
cagnolini che si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei figli e poi diventano figli. Vedremo poi se scopriamo il mistero del Vangelo. Gli ultimi saranno i primi, i lontani divennero i vicini. Insieme i due popoli formarono un popolo per glorificare a Gesù in terra, come anche in cielo. Sarà chiamato Signore nostra giustizia. Però, come sappiamo, questo mondo non è il mondo della giustizia. Giustizia verrà dopo. Egli eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra, ma ancora non è questo il mondo della giustizia. Giustizia verrà dopo. Noi dobbiamo umilmente cercare di diventare quelle pecore umili, mansuete, che ascoltano il pastore buono, come Simone, che ascolta e quindi divenne la pietra, la prima pietra viva, il primo papa. Preghiamo oggi, attraverso l'intercessione della mamma celeste, la Madonna del Carmelo, che anche noi possiamo dire il nostro sì a Dio, anche se a volte non capiamo bene la volontà di Dio. Quando ero in convento, un padre cappuccino diceva: dentro di noi c'è un lupo e un agnello. E ci domandava: chi è più grande, il lupo o l'agnello? Chi è più grande secondo voi? Dipende da noi, a chi diamo di più da mangiare, al lupo o all'agnello, al peccato, alla superbia, all'invidia, all'orgoglio, all'odio, oppure all'umiltà, alla mansuetudine, all'ascolto e quindi all'amore di Dio. Preghiamo affinché anche noi diventiamo quelle pecorelle mansuete, anche se un tempo eravamo pecorelle smarrite magari. C'è più festa in paradiso per una pecora che torna all'ovile, per una pecora sperduta che torna al Padre. C'è più gioia in paradiso per quella pecora che non per 99 che continuano il cammino con Dio. Il Papa Francesco dice che oggi ci sono 99 pecore sperdute e una sta a casa e la pettiniamo. Importante questa parola del Papa, del Pietro di oggi. Ecco, chiediamo al Signore il dono della compassione, compatire, soffrire insieme. Ci dispiace delle colpe del prossimo, non giudichiamo, ma ci dispiace. Giudizio costruttivo per aiutare va bene, ma non per condannare, non per condannare il prossimo. L'uomo di spirito giudica ogni cosa per la edificazione della famiglia di Dio in Cristo Gesù. Sia lodato Gesù e Maria. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo,
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune preghiera a Dio Padre misericordioso. Preghiamo insieme, diciamo: ascolta, o Padre, la nostra supplica. La nostra supplica. Perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiera e di carità fraterna, preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Perché non manchino uomini e donne pronte ad accogliere la chiamata di Dio, preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Perché Dio si affaccia a cadere le armi delle mani dei violentati, preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Perché la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e cordiale, preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Perché lo Spirito del Signore porti salute agli infermi, consolazioni agli afflitti, speranza e pace al mondo intero, preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra supplica. Per le nostre intenzioni personali e speciali, in particolar modo per Lino De Vincenti, per cui questa messa è offerta, preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra supplica. O Padre, fonte di ogni dono, nella tua immensa bontà esaudisci le suppliche che ti abbiamo rivolto con umile confidenza per Cristo nostro Signore. Thank you.
onnipotente. O Dio, che nell'unico e perfetto sacrificio di Cristo hai dato compimento alla legge antica, accogli e santifica questa nostra offerta, come un giorno benedicesti i doni di Abele, perché ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna. Salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti questo il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, oggi in particolar modo di Lino De Vincenti, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti coloro che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Come figli di Dio scambiamoci il segno della pace.
Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano in questa vita e per la vita eterna. Amen. Gesù si commosse perché erano come pecore senza pastore. Preghiamo. Assisti, o Signore, il tuo popolo che hai colmato della grazia di questi santi sacramenti e fa che passiamo dalla decadenza del peccato alla pienezza della vita nuova per Cristo nostro Signore.
Prima della benedizione finale, come sempre voglio ringraziare tutti voi, in particolar modo Sasha, Darren, Diana, che cantano e suonano per noi. Ringraziamo... Ricordami il tuo nome. Nina Carullo, della chiesa di Monte Carmelo in Astoria, dove ieri abbiamo celebrato la Madonna del Monte Carmelo. Alex Ayala, che sempre ci aiuta con i video, le foto, no? E oggi ha servito all'altare. Nicoletta e Tony e tutta la comunità del Monte Carmelo, sia di Brooklyn che di Queens. Chiediamo al Signore, alla Mamma Celeste, che sia sempre con noi, ci aiuti a salire il monte per trovare a Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. Viva Maria! Ave o Maria, piena di grazia, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buona domenica, pace e bene a tutti.